Oh, si è appena conclusa la Tsunami Nutrition Cup e James Hollins ha vinto la gara. Qualificandosi ovviamente per il mister Olimpia in una condizione davvero nobile: devo dire un pacchetto abbastanza completo, molto definito. Un ottimo posing, quindi tutte le carte in regola per vincere questa gara. Al secondo posto Alfred Chiriac che io non conoscevo, mi è piaciuto molto a parte il posing un po' incerto. Al terzo posto Mark Hector che non era molto definito. E al quarto posto Enrico Hoffman che mi è piaciuto abbastanza, però nonostante fosse molto definito al limite del granitico alla Branch Warren era un po' bruttino da vedere, non era molto proporzionato, aveva alcuni difetti di simmetrie e via dicendo, comunque poi analizziamo un po' anche i comparison non penso ci siano discussioni e eh, polemiche su questa vittoria di James che ha fatto il proprio dovere portando un'ottima definizione, un ottimo posing e pochi punti deboli che sono come sempre un po' l'addome che in alcune pose sparisce e la strettezza a livello di, di spalle qui guardiamo un po' i call out, questo video l'ho preso da eh, Nixon and Power, Mark Hector, Alfred Chiriak, James Hollings e Enrico Hoffman. Mark Hector, sicuramente è meno definito. Poi uno potrà dire che è il più bello esteticamente. però sulla destra avete Enrico Hoffman che è sicuramente più definito, ma ha alcuni problemi di simmetria, soprattutto a livello di spalle e pettorali. Mentre Alfred Chiriak mi piace abbastanza per la cronaca. È quello al centro con eh, i, il perizoma verde a fianco a. James Hollinson, definito, ha degli ottimi dettagli, ha delle ottime striature. però vedete, ha un posing molto, molto incerto. Secondo me era anche più definito di, di James. Poi James qui nell'Utspread è molto più denso. però se non fosse stato, secondo me, per questa incertezza nel posing, se la sarebbero potuta giocare un po' di più. però vedete la differenza tra un James e. Alfred Ciriac nel, nel posing nella fermezza con cui vengono tenute le pose qui vedete l'addome di James non è il suo punto forte però comunque un'ottima posa anche l'absentice la cosa migliore di James secondo me sono le gambe sicuramente e il fatto che posi bene tenga bene le pose e poi anche delle belle rotondità a livello di spalle qui vedete un po' di foto che non sono di una definizione eccelsa perché le ho prese da Instagram, però vedete un po' anche sulla sinistra Alfred Ciriac. Per quanto l'illuminazione faccia un po' schifo, ci sono un po' troppe ombre. Sono effettate queste foto. Guardate le gambe come sono definite, secondo me anche un po' più di, di James. Sono più piccole le gambe, non sono stondate come quelle di James. Quindi, nel complesso, James è superiore un po' su tutto, nonostante Alfred sia più definito, secondo me. O almeno questo è quello che traspare, che sembra da queste foto. Poi guardate questo Latzbread, anche il Back to Bicep. Diciamo che James è anche più grosso, oltre a essere più definito. Poi è molto più denso a livello di, di schiena. Però secondo me con un po' più di lavoro sul posing, un po' più di massa, questo Alfred Shirak può essere un buon bodybuilder nel complesso. Poi Mac Hector, il più estetico chiaramente. Però, come dico sempre, ogni volta che lo vedo, non mi convince, non so perché la gente sbavi dietro a Mark Hector, non so per quale motivo. Non mi convince, non mi piace particolarmente, non è mai abbastanza definito, non è né carne né pesce in sostanza, secondo me. Non è abbastanza grosso, non è abbastanza estetico per fare solo i classic, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lasciamo il palco a James, belle gambe, bella... Densità muscolare, bella pienezza, bel posing, lui è uno che fa i compiti a casa, è il classico bodybuilder che non vincerà mai l'Olimpia, però si difende sempre abbastanza bene e raramente commette scivoloni, a parte quello che è successo al mistero Olimpia perché credo ci siano stati problemi di, di preparazione. Comunque ha fatto sempre la sua porca figura quando ha gareggiato in queste gare minori, chiamiamole minori ma non tanto minori, e si sta avvicinando e probabilmente superando... Nathan D'Asha, come bodybuilder inglese più sulla bocca di tutti, ormai, perché Nathan D'Asha è sempre un po' altalenante con le sue apparizioni. Perché quando gareggia vince, però poi sparisce. Non va al mistero Olimpia, succedono casini, gli chiudono la palestra, lo arrestano, ha sempre un po' di, di problemi di qua e di là. Comunque, very compliments James, buona.